Buon pomeriggio, buon inizio di settimana ai nostri ascoltatori e bentrovati a questo appuntamento con Diretta Versilia. Ricordiamo che è il prossimo 11 di giugno nel nostro comprensorio, nella provincia di Lucca, si voterà in Versilia a Camaiore e a Forte dei Marmi e nel resto della provincia, nel capoluogo Lucca, a Porcari e a Bagni di Lucca. Soltanto nel comune di Camaiore e nel comune di Lucca, qualora non ci sia un candidato sindaco che vince con il 50% dei voti più uno, si andrà al ballottaggio. Gli altri tre comuni, Forte dei Marmi, Bagni di Lucca e Porcari, invece al primo turno eleggeranno il loro sindaco. Nostra ospite oggi viene da Camaiore, Ilaria Duccini, che si presenta con una lista civica che si chiama Camaiore è tua. Tanto grazie Ilaria, Grazie a buongiorno. voi per l'ospitalità. È un piacere ospitare, quando le donne si occupano di politica a noi non può che fare piacere. Allora, ti eri mai occupata di politica in passato te? No, mai. Mai. Ho una laurea in scienze politiche e sociali, ma non mi ero mai gettata nell'agone della politica. Come mai allora? Una scelta così vicina alla politica come il tuo dipartimento, scienze politiche, e non aver mai occupato un ruolo importante nella politica di Camaiore? Non ho mai occupato perché mi sono sempre occupata di sociale, ho lavorato collaborato con associazioni quali Associazione Italiana Persone Down della sezione Versilia, Aiuto Bambini Celebrolesi di Forte dei Marmi e ho preferito sempre questa strada. Poi però lo scorso settembre 2016, inizio gennaio 2017, mi è arrivata questa proposta di potermi candidare da parte di Giuliano Pardini e Ian Vecoli, Giuliano è stato l'ex segretario per 2 legislature, Ian Begoli è ancora stato da poco riconfermato come segretario di Rifondazione Comunista. Loro cercavano una figura femminile, lontana dagli schermi della politica, con un volto nuovo, fresco, mai visto, infatti non mi conosceva nessuno, che avesse appunto una laurea nel tema e con conoscenze e lavori, anche se piccoli e precari, nel sociale. Quindi, qualora tu andassi a fare il sindaco di Camaiore, probabilmente la delega del sociale la terresti per te. Molto. È una cosa che ti appassiona molto. Prima di parlare del tuo progetto politico per Camaiore, volevo tornare per un attimo su questa faccenda. Ti sei occupata dei bambini meno fortunati a Forte dei Certo. Marmi. Che cosa esattamente? Forte dei Marmi avevo un bambino autistico e un bambino celebroleso con ritardo mentale medio grave di tipo distonico, si intende anche difficoltà motorie. Il mio ruolo è quello di un educatore, sono qualificato per l'autonomia professionale, quindi quelle per la conquista e la riconquista, l'affermazione di quelle piccole autonomie che per noi individui fortunatamente normodotati sono banali, ma per loro anche allacciarsi le scarpe o mettersi una camicia è complicato. Esatto, quindi il tuo compito è educarli a. Difficile Educarli alla vita quotidiana. e sicuramente. È una professione non molto conosciuta, ma dà molte soddisfazioni. Appunto, dicevo, di grande soddisfazione, Certo. penso, no? Nel vedere i progressi che un bambino fa. Torniamo invece a occuparci delle ragioni per cui sei qua oggi. Ho detto all'inizio, Ilaria Duccini è sostenuta dalla lista Camaiore è tua. Dentro c'è anche Rifondazione Comunista oppure. Mi ha approvata Rifondazione Comunista, senza patenti. Senza patenti. Ed è il D'accordo. motivo per cui non sono col 5 Stelle, sono una lista civica che si occupa del bene del territorio. Bene, allora cominciamo a occuparci invece, visto che è la prima volta che ti occupi di politica, che cos'è che ti ha spinto a occuparti, di Camaiore? Credo che abbia delle potenzialità che sono sotto la polvere da tirare fuori. Camaiore. Sì, ha molte potenzialità non conosciute da tirar fuori. Ora, Camaiore è una realtà territoriale Basta. vasta, nel senso collina, montagna, collina, Certo. la piana industriale, le bocchette, ma anche la stessa piana agricola con Capezzano e poi il mare. Quindi Il un mare. compito difficilissimo perché sono tre realtà, quattro realtà, una completamente diversa dall'altra. Hai una visione totale comunque della vicenda, conosci bene il tuo territorio. Ci abito. Quindi lo conosci Certo. anche molto bene. Allora abbiamo detto che ti ha spinto l'idea, la passione per Camaiore, a dare un'impronta diversa perché Camaiore avrebbe delle potenzialità, secondo il tuo progetto, notevoli, basta tirarle fuori, cosa che invece fino ad ora non sarebbe stato fatto. Abbiamo detto chi ti sostiene, allora cominciamo a parlare di alcuni argomenti che sono molto vicini alla sinistra, in modo particolare alla Rifondazione Comunista. Sia all'inizio della legislatura di Alessandro Del Dotto, in consiglio comunale proprio Ian Vecoli
Secoli propose, insieme al figlio di Emiliano Favilla, propose di fare di tre piazze di Camaiore tre spiagge libere. Una piazza alle Metti, quell'altra vicino al Puntile e l'altra nella zona dove c'è il porticciolo, dove c'è il porto spiaggia, per intenderci. Certo, premetto che io quando è cominciata la legislazione con Alessandro Del Dotto non ero nessuno, quindi non ero presente neanche nel comune, non so le discussioni che sono state fatte. Al di là del martello della Bolkestein, le spiagge libere non esistono, sono praticamente inesistenti e sicuramente sarebbe una buona occasione utilizzare più spazio per le spiagge libere. Mi risulta anche che un assessore con la giunta Alessandro Del Dotto abbia presentato il progetto della spiaggia libera da allargare, ma è stato volontariamente ignorato. Quindi questo... qualcuno aveva presentato il progetto, ma questo progetto non è stato minimamente ascoltato. Questa materia ti sta particolarmente a cuore. Certo. Occupiamoci di cronaca ora, andiamo a vedere la notte brava dei soliti noti a questo punto, spaccatura e prelievo di soldi da due cassaforti a Massarosa e a Pietrasanta. Vediamo. È stata con ogni probabilità la stessa banda a colpire domenica notte, a distanza di pochi minuti, prendendo di mira le casse continue dei due supermercati. Prima intorno alle 2 alla Coop di Pietrasanta, mezz'ora dopo alla cassa installata alla Conad di Massarosa. La scorribanda è cominciata a Pietrasanta, i malviventi sono riusciti a portare via circa 20.000 euro dallo sportello della Coop. Nel secondo caso, le telecamere hanno immortalato tre malviventi che, dopo aver forzato la cassa continua della Conad, hanno asportato 8.000 euro. Due colpi quasi identici e probabilmente messi in atto dalla stessa banda. Per entrambi gli eventi sono in corso le indagini a cura dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viareggio. Si parla spesso di sicurezza. La sicurezza immagino che sia uno degli argomenti che sta a cuore, credo, a tutti i candidati sindaco e anche a te, suppongo. Certo. Senti, abbiamo detto della spiaggia libera. Un'altra area importante sulla quale questa amministrazione ha investito e vedremo che futuro avrà è quella di Bussano Domani. Qual è il tuo punto di vista sull'argomento? Sull'argomento posso dire che per quanto riguarda il palco va bene, però si può sempre migliorare chiaramente. C'è da dire che prima di pensare e progettare imprese faraoniche, sarebbe opportuno sfruttare quello che già c'è e valorizzarlo al meglio. Per esempio le due fattorie Benelli, che sono lasciate da anni al degrado. Sono quelle sul viale Kennedy, per intenderci, a ridosso del viale Kennedy. Sì, sono lasciate al degrado e nessuna delle precedenti amministrazioni se ne è mai occupato, eppure c'è un bellissimo parco che può essere valorizzato. Quindi questo è un altro degli argomenti che a te interessa particolarmente. Certo. Andiamo sempre con le immagini ora a Marina di Carrara, dove è in corso di svolgimento tutto casa, la fiera del mobile, grande affluenza di pubblico e soprattutto tante novità. Vediamo. Un attimo. Fino al 1° di maggio a Carrara Fiere vi aspetta Tutto Casa edizione 2017, la 35esima dell'evento fieristico di riferimento in Toscana e nel centro Italia per l'arredamento, per i mobili, per la vostra casa, per le nuove tecnologie e le novità del settore. Pensate, oltre 300 espositori all'interno di tre padiglioni del polo fieristico di Carrara, 600 marchi commerciali rappresentati. Ma Tutto Casa ormai da molti anni non è solo un evento espositivo di carattere commerciale, ma anche culturale. Grazie all'arte, grazie all'antiquariato, offre a tutte le famiglie del centro-nord Italia un'occasione preziosa. 35 anni di storia, come si è riusciti a mantenere questa tradizione in tutti questi anni? Beh, Tutto Casa ormai è diventato un appuntamento molto sentito, soprattutto nel territorio cararino. Infatti devo dire che anche quest'anno sono presenti 184 aziende con 250 marchi rappresentati. L'anno scorso abbiamo avuto un'affluenza di 60.000 visitatori, quindi ci aspettiamo anche quest'anno di raggiungere numeri importanti così. Come ho già detto, per la zona e diciamo anche per tutta la provincia è un appuntamento molto sentito. Speriamo che anche quest'anno riuscirà a accontentare i nostri visitatori, sempre con la qualità che i nostri espositori mettono sempre in campo. E ci auguriamo veramente di ripeterci e magari migliorarci sempre nel tempo.
Eccoci nuovamente in studio con noi Ilaria Duccini, candidata sindaco a Camaiore con la lista civica Camaiore è tua. Abbiamo parlato dell'area di Bussola domani e ora volevo parlare invece dell'argomento delicato che incide e non poco nei bilanci del comune, ovvero i rifiuti. Hai un tuo progetto qualora diventassi sindaco? Allora, innanzitutto premetto che la SEA deve cessare di essere il motivo di scontro, il campo della battaglia tra le fazioni del PD. Il problema dei rifiuti sussiste, è grave, soprattutto esiste durante la stagione estiva, dove ci sono i turisti che non sanno, perché nessuno li educa, glielo insegna, come gestire la differenziata. E quindi succede che l'immondizia viene messa fuori dal cancello di casa. E anche per quanto riguarda gli esercizi delle attività di ristorazione, i ritiri sono molto carenti, quindi sarebbe necessario con la SEA fare un accordo con più ritiri frequenti. E c'è anche da dire che i gabbiotti che sono stati messi sul viale Pistelli, quello adiacente alla passeggiata, che erano adibiti appunto per la gestione dei rifiuti, sono diventati praticamente dei bagni pubblici, quindi è necessario un accordo. Un accordo con SEA per i ritiri più frequenti. Esatto, perfetto. Andiamo a occuparci di sport ora, perché sabato sera al Palazzo dello Sport di Viareggio si è disputato il derby tra il Forte dei Marmi e il Centro Giovani Calciatori Viareggio. Hanno vinto i Forte dei Marmini, parliamo di hockey, e questo ha permesso alla società di Forte dei Marmi di aver concluso la regular season al primo posto. Poi ora ci saranno i playoff e vedremo quello che succederà. Ma andiamo a vedere che cosa è successo sul parquet di Viareggio. È stato un derby davvero elettrizzante ed emozionante quello tra Centro Giovani Calciatori e Forte dei Marmi, vinto dai rossoblù in extremis per 3-2, conquistando addirittura la vetta della classifica approfittando del pareggio di 5-5 del Lodi sulla pista di Correggio. Arbitraggio contestato da parte dei viareggini dopo un minuto, palo di Pagnini al 18-57, Bertolucci che non sfrutta un tiro diretto per i bianconeri. Vantaggio del Centro Giovani Calciatori a 9 minuti dalla conclusione del primo tempo con bellissimo gol al volo di Muglia su assist di Rubio. Poi a 7 minuti dalla conclusione, palo di Gavioli che sfiora il raddoppio. C'è poi il gol di Turner che arriva a 5 minuti dalla conclusione della partita sul risultato di 1-1. Nel finale del primo tempo, sugli spalti del Palabarzacchi, malore per un tifoso costretto ad andare al pronto soccorso dell'ospedale Versilia, la partita si ferma addirittura dagli spalti, il pubblico che chiama l'interruzione della gara, gli arbitri Silecchia di Giovinazzo e Ferraro di Bassano contestati da parte del pubblico viareggino. Turner a terra, blu per il Centro Giovani Calciatori, va Mirko e ancora una volta la deviazione all'1 minuto e 23 dalla conclusione del primo tempo, è Pagnini che si fa parare da Barozzi, la conclusione. Poi per il decimo fallo del Centro Giovani Calciatori è Turner che non riesce a sfruttare bene il penalty. Arriva nel secondo tempo il decimo fallo a favore del Centro Giovani Calciatori, va sulla lunetta Rubio e porta in vantaggio 2-1 il CDC, ma arriva al volo il pareggio di Turner per il 2 pari. Poi c'è un gol annullato a Rubio per fallo di Pattino al 9-21 e Pagnini che realizza il gol del 3-2. Contestato un gol non assegnato al Centro Giovani Calciatori da parte dell'arbitro per Costa. Costa poi a 5 minuti dalla conclusione subisce un fallo, reclama il rigore il centro ma gli arbitri dicono di no. A 1-26 blu per Montigella, De Oro colpisce il palo e a 25 secondi dalla conclusione della gara un rigore per il CDC potrebbe portare il centro al pareggio, ma Costa si fa neutralizzare il tiro Dagnata e 3-2 il finale. E ora quindi il Centro Giovani Calciatori nel quarto di finale incontrerà il Breganze, il Forte e il Sarzana, e le due squadre potrebbero incrociarsi nell'eventuale finale scudetto, e sarebbe davvero bello per la Versilia.
Versilia, capitale italiana dunque dell'hockey. Facciamo ora una breve pausa pubblicitaria e riprenderemo subito dopo con la nostra ospite, Ilaria Duccini, candidata della lista civica Camaiore e Tua. Seconda parte della nostra trasmissione diretta a Versilia. Salutiamo coloro che soltanto ora si sono messi all'ascolto della nostra trasmissione. Vi ricordo che il nostro ospite oggi è Ilaria Duccini, candidata sindaco a Camaiore, dove il prossimo 11 giugno si voterà per eleggere il sindaco. Ricordiamo che qualora nessun candidato superi il 50% dei voti si andrà al ballottaggio e dopo 15 giorni si tornerà nuovamente al voto con il primo e con il secondo candidato. La lista che sostiene Ilaria Duccini è Camaiore è tua. Ilaria, una curiosità, hai uno slogan te per la tua campagna elettorale? Sì, con voi, per voi, tra voi. Questo sta ad indicare il sostegno che io voglio, che noi abbiamo come interesse a ridar voce a quella parte di popolazione che si è sentita esclusa dai programmi delle altre fazioni. Quindi, per incitare a tornare a votare, perché noi siamo la sinistra alternativa. Quindi e dare altro. Un megafono a tutta quella sinistra. Che è rimasta esclusa. Esatto. Ecco perché con voi, per voi, tra noi. Io vengo, sono civica, vengo dal popolo, conosco il popolo. Quindi sono tra il popolo. E quindi è con il popolo che vorrei confrontare. È con il popolo, infatti il programma che io qui presente sono scritti alcuni punti, viabilità, infrastrutture, cose da fare, cose non fare, sociale, lavoro, eccetera, eccetera, ma soprattutto io ogni volta che sono il giovedì e il lunedì dalle 18 alle 20 o anche le persone che mi fermano in strada, se hanno dei consigli e suggerimenti da darmi verranno scritti, inseriti nel programma insieme ai cittadini. Ecco, ecco il motivo. Abbiamo parlato del sociale, che è una materia che conosci sì. molto bene. Che cosa pensi di poter fare con le disponibilità economiche che oggi i comuni hanno purtroppo? Che cosa pensi di poter fare per sostenere quelle classi meno fortunate che fanno parte del territorio e del tessuto di Camaiore? Non sono così austera verso le associazioni, anzi sono molto a favore di queste realtà familiari e territoriali, perché Camaiore, come si diceva prima, è vasta. Ogni zona presenta anche difficoltà da un punto di vista proprio strutturale differenti per queste persone. Quindi cercare di sostenerle innanzitutto fornendo anche degli sportelli psicologici per i genitori di questi bambini, cercando di fornire anche la conoscenza e a più volontari possibili da prendere per insegnarli ed educarli a questa professione. Quindi molto sostegno alle famiglie. Esatto. Apprezzabile il loro tentativo di condividere, di esternare queste cose che per il momento non risultano così esternate. Camaiore è nota per delle iniziative di carattere folcloristico, storico e culturale che sono certamente importanti. No? Ora poi con il teatro e con l'apertura del nuovo cinema aumenteranno ulteriormente queste iniziative. Tra le cose belle che Camaiore riesce a fare, in passato ha sempre fatto, c'è la festa della fragola, la mostra della fragola che si faceva e credo che si faccia ancora a Villa Cabanis o per la strada, e la grande festa che si fa a Capezzano, dove si raccolgono un po' tutte le befane della zona. Che cosa pensi di fare per queste due iniziative? La festa della fragola va restituita alla festa della fragola senza altri nomi. La festa della fragola è quella e punto. Dovrebbe essere organizzata meglio, soluzione ottimale sarebbe in Piazza degli Alpini. Per quanto riguarda A Capezzano, certo. Per quanto riguarda le befane, sarebbe mia intenzione far diventare questa festa la capitale italiana delle befane. Magari accordarci col CCN dell'Italica per anche accogliere ospiti a carattere nazionale. Mi viene in mente adesso Veronica Pivetti nel film SOS Befana. Quindi valorizzare molto questa festa, che è importante. Sì, perché già ora mi sembra che raccolga molto, molto credito. Molto successo, esatto. Farla in una maniera più esponenziale, guasta. Potrebbe avere anche ora di più, certo. Torniamo nuovamente a occuparci di cronaca. Il Seravezza Calcio ha concluso il suo campionato già ora perché è sicura di accedere al campionato di eccellenza. Complimenti alla squadra del Seravezza, complimenti alla società. Vediamo il servizio. Promozione storica in Serie D per il Seravezza, che pareggiando 0-0 domenica al Buon Riposo con il Roselle, che per un periodo del torneo è stata in testa al campionato sembrando la pretendente al successo finale,
Con una giornata di anticipo ha tagliato questo traguardo, che è il coronamento di una programmazione da parte della società, iniziata con un gruppo 10 anni fa dalla prima categoria fino ad arrivare quindi alla Serie D. Nel corso della stagione poi la squadra si è rinforzata in modo da poter centrare così questo obiettivo davvero importante. Soffrendo sono riusciti i ragazzi di Vangioni a fermare quindi il Roselli, alla fine gli 800 spettatori hanno potuto far festa al termine dei 90 minuti, con la conferma arrivata da parte del presidente Lorenzo Vannucci per il suo allenatore Walter Vangioni, quello sul quale ha creduto quando lo ha ingaggiato, ed alla fine si è rivelata quindi una scelta azzeccata la sua. Sulle maglie i giocatori hanno riportato la dicitura "Siamo una banda da un altro pianeta", quindi sicuramente per ricordare questa data storica del 23 aprile 2017, che in molti ricorderanno al buon riposo per aver trascorso davvero un pomeriggio storico. Clamorosa, era dall'inizio che io ci credevo, merito ragazzi, società, di tutti, una cosa bellissima. Complimenti dunque al Seravezza, perché torna in eccellenza, fa un salto importante in eccellenza. Abbiamo parlato allora di queste due feste, il folklore e la tradizione, la festa della Fragola e la festa delle Befane, in entrambi i protagonisti della città di Capezzano, è il quartiere di Capezzano. C'è un'altra cosa sulla quale credo che in questa campagna elettorale un po' tutti i candidati sindaco hanno qualche cosa da dire. L'Arlecchino al Lido di Camaiore. Cosa pensi che potrebbe diventare e che cosa si potrebbe fare per trasformare l'Arlecchino? Alla luce anche della chiusura di alcuni locali adiacenti alla zona, credo che la zona dovrebbe essere rilanciata da un punto di vista turistico, e sarebbe mia idea effettuare la costruzione di un museo del mare con l'acquario, che è una cosa nuova che copre tutto l'anno. Bella questa cosa qui. Che copre sia bambini che gli anziani, diventa un punto turistico. Quindi rilanciare... Rilanciare a nuovo proprio la zona, con rilancio chiaramente dei locali, della vita mondana. Certo. E tu diventassi sindaco di Camaiore, intanto ti faresti chiamare sindaco o sindaca? Ilaria. Ilaria, più semplice, brava. Quale potrebbe essere il primo atto ufficiale che faresti? Il primo atto ufficiale? La prima delibera, il primo provvedimento importante per Camaiore che firmeresti come sindaco? Una collaborazione con le associazioni di volontariato, non solo perché ci ho collaborato, ma perché è importante farle conoscere, senza trascurare chiaramente tutte le altre realtà, e sono tante. Tra l'altro sono molte le realtà legate al volontariato nel comune di Camaiore, sì, che è vastissimo. Poi come ci sarebbe territorio. Da dire la viabilità su Capezzano, che dovrebbe essere resa più sicura. Era la prossima domanda che ti avrei fatto. Ah, ok, allora anticipo. No, perché ora chiedono parcheggi soprattutto i commercianti dopo i lavori che sono stati fatti. Sì, perché si sono restette, però noi credo che dovremmo seguire un modello francese dal punto di vista della viabilità, che loro hanno strade statali con una pavimentazione di tipo pavé, che sono praticamente tipo San Pietrini moderni, sì, che sono più stretti e rialzano la carreggiata. In questo modo non tutte le macchine vanno come siluri. Anche il suono stesso della pavimentazione costringe psicologicamente, quindi a livello di inconscio, il guidatore ad andare a velocità più moderata. Moderato. Altra cosa utile sarebbe mettere un autovelox all'entrata e all'uscita di Capezzano. Non abbiamo parlato delle frazioni. Camaiore ha tantissime frazioni che chiedono disperatamente l'intervento della pubblica amministrazione. Certo. Hai in progetto, hai in mente qualche cosa per le frazioni? Per rilanciare il turismo sicuramente è mia intenzione folclorizzare anche queste realtà con la collaborazione soprattutto del popolo. Mi riallaccio anche allo slogan che ho lanciato, cioè il popolo si dovrà attivare per rilanciare le loro iniziative. Bene, abbiamo ancora un servizio, si parla di turismo, ne parlavamo poco fa con la nostra candidata sindaco Ilaria Duccini. Il turismo è importante soprattutto ora che, con le tensioni che ci sono non soltanto nel Mar Mediterraneo, un po' in tutto il mondo, purtroppo molte famiglie hanno deciso di abbandonare le lunghe mete per tornare nelle località di casa nostra, e questo potrebbe essere l'estate davvero da ricordare per il movimento turistico della nostra zona.
Ne parla con noi il presidente dell'associazione albergatori di Viareggio. Vediamo il servizio. La bellezza del litorale versiliese, la qualità del servizio offerto negli stabilimenti balneari, ristorazione d'eccellenza, prezzi fermi e i timori per le mete d'oltre confine fanno pensare con una buona dose di ottimismo che la stagione turistica della Versilia, iniziata con il botto della settimana di Pasqua, potrebbe risultare eccellente. Il condizionale è d'obbligo, affermano gli addetti ai lavori, perché il meteo può fare la differenza. Dopo anni difficili, la costa versiliese torna appetibile, anche perché presenta un paesaggio naturale unico, fatto di spiagge con la bandiera blu, colline con vista mozzafiata, la corona delle Apuane e città d'arte a pochissimi chilometri. Pur essendo stato uno dei migliori inizi di stagione, con prospettive che appaiono più che buone e che inducono soprattutto le famiglie a scegliere luoghi di vacanza sicuri, le certezze di un'estate da tutto esaurito non sono una garanzia, come spiega il presidente degli albergatori di Viareggio, Elisabetta Bellotti. Sicuramente le prospettive sono buone, però per noi imprenditori del settore turistico è attualmente difficile poter fare previsioni a medio lungo termine, perché normalmente le prenotazioni seguono il trend del last minute, cioè il turista aspetta l'ultimo momento per cogliere occasioni e buone opportunità economiche di soggiorno. Ebbene, questo è il punto di vista della Presidente dell'Associazione Albergatori di Viareggio. Oggi con last minute è difficile fare delle previsioni perché molti turisti, molte persone scelgono il prezzo dell'ultimo momento, quello migliore, per venire a trascorrere un periodo di vacanza nel nostro territorio. Mancano poco più di 2 minuti alla chiusura della nostra trasmissione. Ilaria Duccini è la candidata sindaco a Camaiore, una delle candidate sindaco a Camaiore, dove si voterà per l'elezione del sindaco il prossimo 11 giugno, e lei è sostenuta dalla lista Camaiore è tua. Il tuo slogan, abbiamo detto, è con voi, per voi e tra voi. Quindi è proprio una cooperazione a tutto tondo con del popolo. Con il popolo. Esatto. Un altro argomento Camaiore ha sempre dato risultati importanti, visto che c'è un palazzetto dello sport, una piscina, eccetera, è lo sport. Una volta si faceva la festa dello sport. È mia intenzione rilanciarla, organizzarla anche meglio. In che senso? Cioè, nel senso investirci più fondi, nel senso far partecipare anche... Io percepisco lo sport come fratellanza, quindi far partecipare anche le famiglie, che come si sa con la mamma lavoratrice ha meno contatto col bambino, quindi farli riavvicinare, lo sport è un'ottima realtà. Quindi punteresti molto nel tuo... Sport come sport, sia dal punto di vista di un professionista, sport dal punto di vista come fratellanza. Abbiamo parlato dello sport, del folklore, del colore, ma non abbiamo toccato l'argomento cultura. Argomento che dovrebbe stare particolarmente a cuore. Abbiamo detto ci sarà un nuovo cinema, il Teatro dell'Olivo e molte iniziative culturali che Camaiore, dai tappetari alla Festa del Palio, che è pur sempre un'iniziativa di cultura popolare. Il tuo punto di vista sulla cultura a Camaiore? Io sono una persona che tuttora continua a studiare, so che Camaiore ha sempre avuto delle scuole che erano all'occhiello della provincia. Quindi non ho molto da dire sulla cultura, ho fiducia negli insegnanti, nei volontari, negli assistenti, negli insegnanti di sostegno che già sono presenti. Bene, io ringrazio molto Ilaria Duccini, nostra ospite oggi, una donna, candidata sindaco, l'unica almeno fino ad ora nel territorio di questa mandata di Camaiore, per ora sei l'unica, e noi ci rivedremo presto quando faremo un dibattito in diretta, un confronto in diretta con tutti i candidati sindaco del comune di Camaiore. Grazie ancora a Ilaria Duccini, grazie, sostenuta dalla lista Camaiore è tua. Noi invece ci vedremo non domani che è festa, ma direttamente mercoledì alla solita ora. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti voi.